Io non ce la farei proprio a stare nella tua situazione. Comunque guarda, per me è come se fossi una persona normale. Dov'è la camera? È una candy camera questa, vero? Posso chiederti se ti è successo qualcosa o ci sei nata così? E tu invece cosa ti è successo per essere così? Se ci conosciamo, abbiamo già preso un caffè e vuoi chiedermi cosa mi è successo, io sono ben felice di raccontartelo. Ma se non sai neanche il mio nome, io direi che ti ignoro. Carino, il tuo fidanzato? Sei fortunata ad avere uno come lui. Sì, e lui è fortunato ad avere una come me. Non andrai troppo veloce con quella carrozzina? Non è che non si possa scherzare, ma c'è modo e modo. Peccato però, perché sei così carina. E quindi la mia disabilità non intacca il mio aspetto. Fa parte di me, come il colore dei miei capelli e la mia pazienza, che però ha un limite. Quindi lavori anche? Che brava che sei. Sì, sai, anch'io come te non ho ancora vinto la lotteria e non sono ancora lì al caldo alle Bahamas. Poverina. Ci mancava solo il poverina. Questo è un buon modo per iniziare un'amicizia, sicuro. Oddio, ma ce la fai? E tempo te sono da 9 anni in carrozzina, se non ce la facessi sarebbe un problema, no? Ragazzi, piuttosto che chiedermi se ce la faccio, chiedetemi se voglio una mano. Il mio capo non capisce niente, è veramente un handicappato. Okay, basta, parliamone. Questa è soltanto l'ultima di una lunghissima serie di gaffe che ogni tanto ognuno di noi fa perché si fa prendere dal panico. Non mangiamo, eh? Perché prova a dire qualcosa di intelligente, ma... missione fallita. Ma soprattutto perché ignoriamo un sacco di cose. Siamo negli anni 20! Prima di dare sfogo a tutte le nostre scorte di stupidità, pensiamo a una semplice e basilare cosa. Stiamo parlando con una persona che sì, tra le altre cose, ha una disabilità. Ma questa, tenetevi forte, non è la sua unica caratteristica. Posso essere alta o bassa, posso amare stare sul divano e guardare le serie TV oppure essere una sportiva. Insomma, non sono solo una ragazza con disabilità o una disabile. Ed è sciocco da parte tua etichettarmi solo così. Sì, perché odiamo le generalizzazioni e poi ogni tanto siamo i primi a fare di tutta l'erba un fascio perché non ci abbiamo mai pensato, perché è sempre stato così o molto più spesso perché abbiamo l'empatia di un comodino. Le domande ingenue e le battute simpatiche non vanno bene a prescindere perché l'abbiamo deciso noi. No, assolutamente, fanno passare voi per sciocchi e fanno del male a noi. Ci focalizziamo tanto sui limiti degli altri e poi non ci accorgiamo che il limite più grosso è quello dentro la nostra testa. Beh, però questo non è un limite insormontabile, quindi direi che con intelligenza, tatto e dialogo ce la possiamo fare.